Lacrime, commozione e rabbia. Nel giorno dell'anniversario della strage dei senegalesi, in piazza Dalmazia i sentimenti si accavallano. Per ricordare Sambe e Diop, i due ragazzi uccisi lo scorso anno a Firenze, da un uomo che li ha scelti come bersagli per la sua pistola proprio perché neri, c'è chi come Pape Dio, rappresentante della comunità, ringrazia la città per la solidarietà dimostrata in questi mesi. Chi come il presidente dell'AMPI di Firenze, Silvano Sarti, sceglie invece di attaccare a testa bassa i fascisti di ieri e di oggi. Pretendevano che i fascisti di oggi hanno diritto, come tutte le altre forze, di essere riconosciuti perché loro rispetto alla Costituzione. Loro hanno un DNA addosso, non tu glielo vera mai, hanno quello dell'imbecillità. C'è poi chi sceglie di accendere un cero vicino al monumento che ricorda i due ragazzi uccisi. C'è chi soffre in silenzio e chi cerca le parole in una lingua che non è la sua. Ricordi questo giorno, nel giorno di 13 dicembre 2011, in piazza Dalmazia. Un gesto che è brutto, un gesto che è di razzismo. Che ha perso due fratelli di senegalesi, Mor e Modu, che lavora con lui sempre. Ma c'è anche chi pensa alle famiglie delle due vittime e al terzo ragazzo ferito, Mustafa, rimasto paralizzato dopo l'agguato dello scorso anno. Chiediamo che sia data proprio la cittadinanza ai tre feriti e almeno ai familiari dei morti, ai familiari, a moglie, ai figlioli, perché crediamo che è un atto di giustizia di fronte a loro. Non c'è spazio per i politici sul palco di Piazza Dalmazia, ma molti militanti ci sono. Alla fine il sit-in si trasforma in un piccolo corteo che porta al ricordo di Sambe Diop oltre Piazza Dalmazia, ma anche oltre i confini della città di Firenze.